o si cambia o è la fine. Su questo non ci sono dubbi. All'interno delle tante anime del Partito Democratico, chiamato a scegliere con le primarie il suo segretario nazionale. Stefano Bonaccini da una parte ed Elly Schlein dall'altra, a favore di una o dell'altra mozione, si sono schierati in tanti. Tra questi c'è anche chi promette di iscriversi di nuovo al partito, come il politico di lungo corso Tito Barbini. Se vince la Schlein io rientro nel Partito Democratico, ti do una notizia importante, rientro nel Partito Democratico, però se c'è la sicurezza, la certezza che una nuova segretaria, in questo caso una giovane donna che ha scelto tanti temi importanti, da quello della pace, dal tema delle disuguaglianze, dei problemi legati al femminismo, quindi alla violenza sulle donne, le scelte sul lavoro soprattutto, non alla precarietà, non alle leggi sciagurate che Renzi aveva fatto nel nostro paese. Quindi tutte queste cose mi portano a fare una scelta ben precisa. Votare per Elly Schlein. Per Bonaccini invece era arrivato l'endorsement da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, presente ad Arezzo quando presentò la sua mozione. Potranno partecipare alle primarie tutti gli iscritti al Partito Democratico, che dovranno presentarsi ai gazebo, in tutto 70 in provincia di Arezzo, con documento di identità e tessera di iscrizione. I non iscritti potranno partecipare versando un contributo di 2 euro. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20. Come si suol dire in questi casi, che vinca il o la migliore.